slalom speciale. E questa è l'ultima occasione che si offre allo squadrone austriaco per riabilitarsi. E i biancorossi non se la lasciano sfuggire. Pur senza due uomini come Schranz e Molterer lasciati fuori squadra in seguito alle non buone prestazioni offerte nel gigante nella libera, gli austriaci riescono, grazie a Ernst Hinterseer, a conquistare una di quelle tre medaglie d'oro che il grande Toni Sailer aveva vinto a Cortina nel 1956. Come già nella libera, anche nello speciale i francesi sono alla ribalta con Volio e Boson. Ma contro un Hinterseer che sfoggia nella seconda manche il meglio del suo repertorio, i transalpini debbono inchinarsi. Vinto dopo la prima discesa, Hinterseer ottiene nella seconda un tempo eccezionale e conquista il primo posto assoluto. Anche la medaglia d'argento andrà ad un austriaco, Ias Leitner. La medaglia di bronzo al francese Boson.